Continua il digiuno da vittorie per il Castelnuovo che fa 1-1 in casa contro il Porto d'Ascoli, meritando per volontà anche di più. Un risultato che però mette ora i neroverdi in zona play-out. Tra assenze e partenze, in settimana Di Fabio sceglie il solito 4-2-3-1 con Modugno finalizzatore in avanti ed il rientro di Casimir in difesa. Il Porto d'Ascoli lanciato in zona play-off ha in napolano il pezzo pregiato del tridente del 4-3-3. La gara si gioca subito a buoni ritmi, dopo 3 minuti bello scambio sulla sinistra tra Morelli ed Egidio, che va al tiro da posizione angolata, trovando Testa a rifugiarsi in angolo. 2 minuti più tardi ci prova Evangelisti in casa Porto d'Ascoli, con una conclusione dalla distanza che Natale mette in corner. La formazione di Ciampelli alza i giri del motore rispetto ai padroni di casa. Al sesto, dagli sviluppi di una punizione dalla sinistra, Sensi si trova al posto giusto sul secondo palo, ma è ancora all'estremo di casa a dire di no. I marchigiani insistono al 14°, di nuovo da calcio di punizione, Battista fa la torre, passa l'acqua, ci prova con una conclusione di prima intenzione che vede ancora Natale rifugiarsi in angolo. Dal corner D'Alessandro trova poi la capocciata giusta per firmare il vantaggio per i suoi. Il Porto d'Ascoli si fa vedere ancora al 18° con un calcio di punizione di Napolano che termina di poco a lato. Al 21° i padroni di casa protestano per un contatto in area tra D'Egidio e Sensi, ma per il direttore di gara non c'è nulla. La formazione di Guido Di Fabio cresce di livello con il passare dei minuti e alla mezz'ora Morelli si fa trovare al posto giusto per finalizzare un'azione arrivata dalla sinistra da D'Egidio. Dopo il pareggio i ritmi della gara si abbassano e prima di tornare negli spogliatoi si vede solo Morelli al 44° andare via sull'out di destra e mettere in mezzo per Emili, che supera un avversario ma da posizione defilata non trova poi la porta. La partita fa fatica ad accendersi nella ripresa. Prova a farlo a nono D'Egidio con una conclusione dalla distanza che Testa para senza troppi problemi. Il Castelnuovo si fa preferire per voglia e possesso palla, senza però riuscire a trovare soluzioni concrete in avanti. Al 23° il primo squillo della ripresa degli ospiti. Da un'azione dalla destra, Sapone, entrato per Petricci, lisce il pallone. Ci prova poi Petrini, che trova Natale pronto alla parata. Prima della mezz'ora Guido Di Fabio chiama dentro Camarà e Ragni al posto di Modugno e Morelli. I neroverdi continuano a fare la partita meritando di più. Al 43° Sanseverino scende bene sulla sinistra, mette in mezzo per Camarà che di prima intenzione non trova però la deviazione vincente. Sarà l'ultima chance di vincere per il Castelnuovo, che paga un digiuno di successi che in casa continua ormai da metà ottobre ed in generale dal derby contro il Chieti. Mister, vedendo il lato positivo tra assenze, partenze e comunque risultati che un po' vittorie che latitano da un po' di tempo, questo pareggio è un risultato importante quest'oggi. Sì, vabbè, adesso il risultato è frutto di una grande partita che è stata fatta da parte dei ragazzi, perché ho detto proprio di pensare esclusivamente alla gara e non a quello che magari inconsciamente veniva a pensare che era successo in settimana. Sono stati veramente bravi contro un Porto d'Ascoli che non è un caso se sta in quelle posizioni lì, perché è una squadra molto organizzata che ti concede poco. Noi siamo stati bravi, ci è mancato il gol finale, che è capitata l'occasione per far gol. Se Camara avesse fatto gol davanti al portiere, adesso forse questi 3 punti sarebbero ancora più accettabili. C'è purtroppo però una zona play-out adesso da affrontare. Sì, lo so. Io non guardo mai la classifica, però mi rendo conto che non vinciamo da 6-7 partite, quindi forza di cose la classifica si sta facendo pericolosa, però noi dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo in questo momento. Poi è naturale che ci deve girare anche un po' di più, perché in questo momento ogni cosa che sbagliamo paghiamo. Non riusciamo magari, come è successo in occasione del gol del 2-1, di chiudere le partite. È un momento così, facciamo ancora di più, ci compattiamo ancora di più e sono sicuro che ne verremo fuori tranquillamente. Spera di trovare nuovi rinforzi nelle prossime settimane? Beh, per forza, perché proprio siamo carenti numericamente adesso in questo momento, e oggi avevamo 2004 in panchina, quindi è 2003, quindi sicuramente ci serve qualche giocatore in più di esperienza che
almeno uno per reparto che ci venga a dare una mano. Mister, le classifiche non raccontano sempre tutto. Oggi magari sembrava sulla carta una gara più semplice, si è dimostrata invece una gara, è diventata invece una gara molto più complicata. Noi sapevamo che era una gara difficile perché Castelnuovo è partito per fare un campionato di vertice e indipendentemente dal fatto che abbia potuto perdere giocatori negli ultimi giorni, sapevamo che i giocatori chiave di questa squadra erano rimasti e lo hanno dimostrato, quindi siamo venuti sapendo di fare una partita complicata, dura. Abbiamo fatto secondo me per 20 minuti molto bene, abbiamo avuto un impatto sulla gara da squadra consapevole, da squadra che sa quello che vuole e siamo andati in vantaggio. Purtroppo l'infortunio di Battista ha un po' cambiato l'inerzia della gara perché stavamo facendo molto bene sugli esterni. Abbiamo preso un gol in una maniera un po' particolare e poi siamo stati secondo me bravi a non perdere distanza, a rimetterci lì, a saper fare anche una partita anche di sofferenza, di sacrificio. Abbiamo perso qualche giocatore di troppo per infortunio, per squalifica e adesso mercoledì arriva una partita che già era difficile per il valore della Vastese che se non sbaglio oggi ha vinto con il Trastevere e per noi dobbiamo fare un po' la conta e vedere chi giocatore abbiamo a disposizione.